Eccoci qua, benvenuti, bentornati qua con me, con Penelope e le sue carte. Oggi andiamo a vedere le previsioni per la settimana dal 25 al 31 maggio 2020. Ok? Come vedete, questa è una lettura di tarocchi interattivi, ma andremo a scomodare anche l'astrologia, naturalmente, ma lo vedrete. È una lettura di tarocchi interattivi, quindi vi invito a scegliere uno dei due mazzi di carte, niente toglie che possiate sceglierne uno per voi per vedere la vostra settimana e nell'altro mazzetto potrete interrogare le carte per un'altra persona, per il vostro compagno, per vostro figlio, per chi vi pare. Ok? Andiamo a vedere cosa ci racconta l'astrologia e la cartomanzia per la settimana dal 25 al 31 maggio. Andiamo. Ok, andiamo a vedere per il mazzetto dei tarocchi verdi, chiamiamoli così. Andiamo a vedere. Allora, le previsioni per la settimana dal 25 al 31 maggio 2020 per chi ha scelto questo mazzo di carte, di tarocchi. Settimana 25-31 maggio 2020. Cosa accadrà? Come sarà la settimana? 25-31 Oddio, qua allora sotto al fondo del mazzo, quindi la tinta, diciamo così, di questa stesa, ma sinceramente la si vede chiaramente dalla stesa stessa. Allora, qui c'è un qualcosa che si è concluso, qualcosa che è giunto al termine, alla fine, come mi suggerisce la morte, ma mi suggerisce anche la torre, quindi oserei dire io che qui dubbi non ce ne sono. Qualcosa è finito, è terminato. Stop, caput. Qui c'è stata, diciamo così, parlo al passato perché c'è la carta del passato che mi rappresenta il passato, quindi ciò che è già accaduto. Io qui direi che qualcosa è successo, non so se la scorsa settimana o tempo addietro. Fatto sta che qui c'è stata una chiusura, tant'è che vi vedo voi, insomma, sole sconsolate, magari anche un pochino arrabbiate, oserei dire io. La regina di spade è sempre un po', ecco, in quella maniera lì. Ok? Quindi qui ci potrebbe essere stata una chiusura, una perdita, ma anche più semplicemente un litigio, uno sbotto da parte di qualcuno. Quindi o voi o l'altra persona è sbottata, ma io credo più voi, visto che mi usci se siete donna, ma anche se siete uomo, oserei dire io, magari la regina è semplicemente un vostro atteggiamento, anche di voi maschietti che state guardando, va bene? Dicevamo, qui qualcosa si è concluso, è finito, ci ha deluso, ci è cascato un qualcosa, anche un'idea, magari che ci eravamo fatte o fatti di qualcuno o di qualcosa, va bene? Sai come quando uno apre gli occhi improvvisamente e dice: improvvisamente vedo, ho visto le cose in un modo diverso, va bene? Ok, però devo dire che durante questa settimana qui c'è un cambiamento, cioè c'è proprio come una svolta, posso chiamarla così, una svolta, un cambiamento, un qualcosa, se vogliamo, anche che si rimette in moto. Io qui ci vedo il rifarsi vivo o rifarsi viva di una persona, quindi potremmo risentirla, potremmo rivederla, ma potremmo anche rivederla o risentirla a causa, fra virgolette, del nostro o del suo lavoro. Qui ci vedo anche il lavoro in mezzo, quindi o in un modo o in un altro magari abbiamo a che fare sul lavoro con questa persona, ok? Ma non è detto sia solo quello, naturalmente, eh? Qui siamo, come vi dico sempre, in una platea enorme di persone, non è una stesa su di te, su una persona, allora lì,
posso andare nei dettagli, nei particolari in modo più sicuro e più certo. Qui devo stare un pochino più generale e generica, va bene, anche se, come vedete qui, molti dettagli si vedono lo stesso. Ho detto questo, quindi qui c'è questo, qui c'è il riallacciare, cioè il riallacciare anche di un'amicizia o comunque dei contatti con qualcuno che non è detto che siano la stessa persona con cui abbiamo chiuso, ok? Anche se naturalmente le carte lì mi mandano, quindi questo mi viene da pensare, mi fanno vedere la fine di qualcosa e il riallacciare di un'amicizia o quantomeno il riallacciare di un contatto con qualcuno che può essere un amore, ma che può essere anche una persona con cui abbiamo a che fare per lavoro. Per esempio, potreste semplicemente essere richiamate o richiamati al lavoro laddove per motivo Covid o chissà cos'altro vi avevano lasciato a casa. Per esempio, da queste carte si vede anche questo. Poi andiamo a meglio specificare con le altre carte che tirerò, ok? Questa è un po' la base. Quindi qui mi fanno vedere, vi potrete aspettare durante questa settimana 25-31 maggio 2020 una richiamata alle armi, una richiamata al lavoro, laddove magari vi avevano lasciato a casa e ci eravate rimaste anche un pochino male. Ok, ma anche oltre a tutto quello che vi ho detto, io posso vedere anche questo signore che potrei vedere come un moroso, quindi a livello affettivo, un partner in altre parole, che potrebbe rifarsi vivo durante questa settimana. Lo potreste risentire, ma anche perché no, rivedere, perché qui c'è anche la ruota, quindi potreste benissimo rivedere questa persona e risentirla, va bene? Diciamo, potreste anche più semplicemente farci pace, riallacciare un colloquio, riallacciare un qualcosa. Anche abbastanza sorpresa, devo dire io, eh? Quindi, se qui c'era stato un blocco, se non vi sentite più per X motivi o perché avete litigato, perché semplicemente lui è sparito, bla 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 bla. Qui vedo proprio il riprendere, ok? Il riprendere un qualcosa in mano, un ricominciare. Quindi da questa morte, da questa chiusura, da questo taglio netto con qualcosa o di qualcosa, con qualcosa, cioè nel senso una situazione che si chiude o con qualcuno, qui ci vedo un ritorno del passato, un ripartire, un ricominciare. Andiamo, voglio tirare una carta extra, andiamo a vedere il succo, diciamo così, di questa settimana per questa stesa, che cosa ci dicono? 25-31 maggio 2020, per chi ha scelto il mazzetto verde, 25-31 maggio. Allora, qui vi vedo che bella questa ragazza, che potreste essere voi, che versa il tè nelle tazze, nelle chicchere, come le chiamava mia nonna. Le chicchere, va bene? Allora, qui diciamo che si ritorna alle cose solite, quindi qui vi posso anche confermare, diciamo, quello che vi ho detto fin qui, cioè il ritorno alle cose solite, alle nostre abitudini, alle abitudini di sempre. Quindi mi comprende sia il lavoro, come vi dicevo, la richiamata alle armi, ma anche il rifarsi vivo di una persona di nostra conoscenza, a cui noi naturalmente teniamo molto. Va bene, tiriamone un'altra, vediamo. Tiriamone un'altra. 25, 31. Bellissima anche questa. Quindi qui la carta mi fa vedere, fra l'altro, no, non c'era, ma c'era questa. Quindi qui molti quattro. Allora, qui c'è questa novità, sicuramente questa novità, questo beneficio, questa offerta che vi potrebbe venire fatta. Quindi si ritorna sempre a quello che vi ho detto io, ok? Qui ci potrebbe essere questo signore o comunque una persona, che sia per lavoro, che sia per amore, che ci ricerca, che si rifà vivo.
con una scusa qualsiasi, portandoci però qualcosa e riportando una certa situazione che magari si stava trascinando da un bel po' di tempo a un livello più positivo, ma comunque si ritorna, diciamo così, al nostro tran tran solito. Infatti io ci vedo molto il lavoro da questa stesa, ma non solo naturalmente, come vi ho spiegato. Andiamo a vedere dal 25 al 31 di maggio, mazzetto verde. Andiamo un po' a vedere. Ok, queste effettivamente sono troppe, ma queste due le teniamo che si sono scoperte. Quindi qui vedi, c'è il rafforzamento di qualcosa, le carte me lo confermano. Quindi qui questa è una donna, cioè voi, o un uomo con dei tratti, diciamo così, caratteriali rappresentati da questa figura, molto forte, molto determinata, magari sola, magari triste, una donna che ha sofferto, che ha combattuto, che ha perso qualcosa o qualcuno, che però è sempre lì pronta, vedete, con la spada in mano. E chi l'ammazza questa, va bene? Qui c'è durante questa settimana il riprendere le fila di qualcosa, quindi mi torna con tutto quello che vi ho fin qui detto. Adesso io volevo vedere un attimino, oltre a tutto quello che abbiamo visto, l'astrologia. Andiamo a vedere un po' i segni zodiacali e i pianeti che cosa ci aggiungono a tutto questo quadro, ok? Eccole qua, andiamo un po' a vedere dal 25 al 31 maggio 2020, vediamo un po' cosa ci dobbiamo aspettare per la settimana dal 25 al 31 maggio 2020. Andiamo un po' a vedere. Wow. Allora, qui, come vi dicevo, sicuramente si esce, quindi qui c'è una decima casa e un Plutone in Scorpione. Guardate con me, questi sono transiti forti, ok? E decima casa. Allora qui io vi confermo che qui c'è il lavoro, quindi qui c'è la ripresa del lavoro, magari per qualcuno di voi anche non in modo molto molto regolare. Capisci a me, però qui c'è, quindi c'è un uscire, un ritornare in mezzo alla vita, in mezzo alle persone, e ci vedo pure il lavoro, ma ci vedo anche una situazione con un uomo che potrebbe essere questo. Se siete uomini, voi siete il tizio e questa è la tizia. Naturalmente qui ci potrebbe essere la ripresa di questo rapporto fra questo re di coppe e questa regina di spade, non lo escludo affatto, ok? Quindi qui un riprendere, un uscire, un riprendere qualcosa, ma anche, come stavo dicendo, la ripresa del lavoro e l'uscita di nuovo fra le persone. Questa decima casa mi richiama molto questa ruota della fortuna, ok? Voglio vedere un'altra cosa, scusate un attimo, vediamo un po' se vediamo anche quali segni zodiacali sono magari coinvolti in tutto questo. Vediamo un pochino se ci riesce a intuirlo, a parte che questa è una stesa per chiunque abbia scelto il mazzetto verde naturalmente, però lo voglio chiedere per un altro motivo ovviamente. Il toro, qui c'è il segno del toro coinvolto, toro ascendente, toro segno solare, toro per chi ha la luna in toro, ma toro anche per tutto ciò che il toro rappresenta, ok? Quindi qui mi confermano, diciamo, se ce ne fosse stato mai bisogno, ma cosa ve lo dico a fare? Qui mi confermano che ci saranno anche dei soldini o tutto ciò che rappresenta il denaro, quindi un'offerta in denaro, un beneficio anche in denaro, il lavoro, perché se uno ricomincia a lavorare è segno che ricomincerà senz'altro a guadagnare, va bene? Quindi qui diciamo molto ci vedo questo, il succo, il riassunto, se posso chiamarlo così, di tutta questa settimana è: qualcosa che è finito, si è interrotto, riprende vita, ricomincia, si riparte per chi avesse un'attività, perché qui ci vedo anche un'attività, che sia commerciale, che sia un ristorante, che sia un negozio, ok?
ci vedo il suo riprendere, il tornare alla normalità, posso chiamarla così, quindi la routine, la vostra routine che senz'altro riprende. Vi vedo la ripresa del lavoro, ma vi vedo riprendere anche dei contatti con questo re di coppe se siete donne, o con questa regina di spade se siete uomini. Voglio tirare ancora due sibilline, vediamo un po' che cosa mi dicono per la settimana 25-31 maggio 2020 per voi. Vediamo. Esattamente, guarda, qui le carte mi parlano anche di un rapporto, ma anche di un ciclo, diciamo così, che si è concluso e che riprende, perché vedete l'anello gira, 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 si torna sempre lì. Quindi vi confermo tutto ciò che vi ho detto, qui si torna alla normalità, un ciclo che si chiude, un altro che si apre, ok? Quindi qui, ragazze e ragazzi, un qualcosa che è finito riprende vita, mettiamolo così. Fatemi sapere nei commenti, perché cosa ve lo dico a fare, anch'io voglio sapere se quello che leggo poi lo riscontro nelle vostre vite. Ditemi innanzitutto se c'è un segno del toro coinvolto da parte di qualcuno di voi, quindi o all'ascendente, chi è nato sotto il segno del toro, eccetera eccetera. Se avete questa situazione lavorativa che magari state aspettando che vi richiamino, e se c'è una situazione chiusa con un amico, comunque con una persona per voi importante, che effettivamente si potrebbe riaprire, poi magari durante la settimana me lo direte, va bene? Quindi io vi leggo tutto quello che scrivete, lo sapete, fatemi sapere, va bene? Se questo video ti è piaciuto, lasciami un mi piace e iscriviti al canale se non l'avessi ancora fatto, e poi ogni settimana ci aggiorniamo su quello che ci accadrà. Ok, io ti ringrazio per l'attenzione, adesso andiamo a vedere l'altro mazzetto. Andiamo. Ok, andiamo a vedere l'altro mazzetto, quello blu con le stelline, diciamo. Andiamo a vedere l'oroscopo per la settimana dal 25 al 31 maggio 2020. Vediamo un po' le previsioni per la settimana 25-31 maggio 2020 per chi ha scelto il mazzetto blu con le stelline. Vediamo. Allora, andiamo a vedere l'oroscopo. Allora, oroscopo per la settimana dal 25 al 31 maggio 2020. Quali sono le previsioni per la settimana 25-31 maggio 2020 per chi ha scelto il mazzetto con le stelline? Ok, previsioni 25-31 maggio 2020 per chi ha scelto il mazzetto blu. Carte sono un po', ecco, allora, allora qui quasi sicuramente si parla di una coppia, anzi di un trigono, sì, un trigono, scusate, il trigono è in astrologia, è un trigono, di un triangolo, scusate. Qui c'è un imperatore a testa all'ingiù, ve lo faccio vedere, è lui, ok? Qui c'è un imperatore, ma c'è anche un'imperatrice, quindi già qui le carte mi mandano ad un discorso di coppia, coppia che può essere proprio coppia affettiva, naturalmente, no? L'amore fra due persone, ma perché no? Mi potrebbero parlare anche di lavoro, eh? Non è detto che sia solo amore, perché siamo troppi, siamo tantissimi, quindi io devo vedere un pochino tutte le situation, ok? Ma diciamo, io molto molto vado lì. Perché dico questo? Perché vedo questa coppia, ma vedo anche
un'altra donna in mezzo, quindi qui mi viene molto da pensare al non al trigono, ma al triangolo, ok? Quasi certamente. Allora, però andiamo per gradi. Allora, qui le carte mi fanno vedere che nel passato, cioè già successo, perché vedo la carta del passato. Incredibile, perché anche nell'altro mazzetto ho visto il passato. Chissà. Sicuramente qui siete alle prese con il transito di Saturno, quasi sicuramente. Ma poi andiamo a vedere anche con l'astrologia, a breve vedremo anche i segni zodiacali, insomma, useremo anche l'astrologia. Ma stavamo dicendo, quindi avrete un transito, diciamo così, quasi certamente di Saturno. Ma detto questo, qui fanno vedere che una cosa che già ha corsa un pochino più indietro, qui fanno vedere il aver risentito o rivisto qualcuno del vostro passato, magari una persona che non stavate semplicemente sentendo da un po'. Ecco, non è detto che sia solo l'ex, anche se lo penso, va bene, ma non è detto sia stato solo un ex. Diciamo che qui avete fatto i conti con qualcosa del vostro passato, qualcosa di antico, magari avete proprio rivisto o risentito il vostro ex o comunque una persona, come dicevo, che non sentivate, con cui magari avevate discusso o che vi aveva fatto un pochino incacchiare. Fatemelo sapere nei commenti, ditemelo se vi torna tutto questo discorso. Ora dopo vado a vedere anche i segni zodiacali, così poi magari mettiamo un pochino tutto insieme, va bene? Poi, per approfondire, ragazze e ragazzi, io queste sono le mie previsioni, il mio oroscopo settimanale che pubblico ogni giovedì e qui non ci piove. Ma adesso, da qualche settimana, sto facendo anche un approfondimento, chiamiamolo così, ogni lunedì sera. Ogni lunedì pomeriggio, ogni lunedì sera, insomma, a volte lo metto il pomeriggio, ora vedrò se rimango la sera o lo faccio il pomeriggio, devo ancora decidere. Comunque, ogni lunedì sul canale io metto anche le previsioni settimanali per lui e lei, cioè vado a vedere un lui e una lei come agiranno, come si comporteranno, cosa gli accadrà durante la settimana. Vediamolo un pochino come gli approfondimenti, l'approfondimento della stesa settimanale che faccio ogni giovedì. Quindi se avete una qualche situation che vi sta a cuore, con quelle stese potete cercare quantomeno di approfondire, di capirne un po' di più. Chiuso l'argomento, chiusa la parentesi. Detto questo, qui fanno vedere che è già successo che avete risentito qualcuno del vostro passato. Qui c'è una nostalgia, un qualcuno di vecchio che riappare, una situazione che si riapre. Ma qui una situazione importante per voi, sicuramente c'è un qualcosa che andrà in crescendo. Quindi magari questi contatti sono ripresi, siamo contente e vi andare. Ma qui fanno vedere che durante questa settimana, anche se si potrebbe protrarre a quella dopo, perché vedo carte che mi allungano un pochino i tempi, quindi ci sta benissimo. Qui fanno vedere un'arrabbiatura, diciamo così, di nuovo, cioè qui potreste essere voi o l'altra persona, questo imperatore di cui vi dicevo poc'anzi, che potrebbe semplicemente, puff, abbandonare il terreno nuovamente. O se non l'avesse mai fatto, lo farà a sto giro, ma non sono sicura, ci sta che siate voi, che nonostante tutto diate le spalle a questa situazione, che decidiate di andarvene, va bene? Magari proprio a causa di quest'altra persona, perché qui avete concorrenza, se si sta parlando d'amore. Se non si sta parlando di amore, ma io lo penso, comunque, se non si sta parlando di amore e si parla di lavoro, di amicizia o di qualsiasi altra situazione, anche qui fanno vedere che, insomma, qui alla fine si tenderà quantomeno a dare le spalle a questa situazione passata, del nostro passato, appunto. Anche se sinceramente la carta finale, la temperanza, mi fa vedere che qui la vostra serenità regnerà sovrana. Quindi io sì, vi posso vedere arrabbiate, vi posso vedere incavolarvi per qualcosa, però qualsiasi sia la situazione, qui le carte mi mandano verso l'aggiustamento, verso il sistemare qualcosa. Quindi qui c'è una situazione che vi ha fatto dannare,
continuerà a farvi arrabbiare nonostante si sia riallacciata, ripresa, sistemata, aggiustata qualcosa, ma vi farà incavolare di nuovo. Ok? Andiamo un pochino a vedere perché mi incuriosisce. Ditemelo, ragazze, nei commenti perché a me servono e poi insomma mi fa piacere, così mi diverto anch'io a vedere un pochino quello che ho letto nelle carte e quello che riscontrate voi nella vostra vita. Insomma, mi fa piacere. Ovviamente lasciami un mi piace se questo video ti piace perché aiuti il canale, con i tuoi mi piace aiuti il canale, non so se lo sai, ma è così. E poi insomma fa sempre piacere vedere che quello che fai piace alle persone, anche se lo so che mi lovate, anch'io vi lovo, ce lo diciamo sempre, lo so bene. Allora, andiamo a vedere un pochino. 25-31 maggio 2020. Eccola, guardala. Allora, qui anche qui si parla di lavoro, ma anche di responsabilità. Quindi qui sicuramente siete un pochino stanche, eh? Qui vi stanno mettendo alla prova sicuramente. Però, ecco, se devo cercare il lato positivo della carta, qui ci vedo un arrivare al successo, un arrivare laddove vi eravate prefisse di arrivare. Cioè qui in questa stesa siete imperatrice, ragazze, cosa ve lo dico a fare? Cioè, l'imperatrice è imperatrice, ecco. Vedi, è il 3 di denari, quindi qui ve lo confermo. Guarda, qui mi è uscita come carta centrale il 3 di denari e qui ho un 3 di denari, quindi qui c'è un qualcosa di molto positivo che uscirà fuori durante questa settimana. Farete qualcosa di importante, un qualcosa che si realizza, un qualcosa che riuscirete a costruire. Ma qui c'è anche delle, ci sono anche delle notizie sicuramente in arrivo, un messaggio importante, un aiuto da parte di qualcuno che vi potrebbe arrivare. Qui se per esempio avete una causa legale, qui ci posso vedere anche delle notizie che vi arrivano dal vostro avvocato, se specialmente se siete in causa con questo signore qua, un po' malandrino, perché questo è un po' parecchio, un po' malandrino. Andiamo a vedere un pochino anche le carte degli oracoli, vediamo che cosa possono aggiungere, vediamo un pochino. Allora, 25, 31 maggio 2020, mazzettino blu, andiamo a vedere. Eccola là, divine timing. Quindi qui c'è la protezione delle stelle, ma anche un qualcosa che arriva nel posto giusto al momento giusto. O forse sarete semplicemente voi che arriverete nel posto giusto al momento giusto. Fatto sta che qui vi parlano di divine timing, le carte. Quindi qui c'è un tempismo perfetto per tutta questa. Per tutti questi avvenimenti qua c'è un qualcosa che arriva al momento giusto, diciamo. Vediamo, però io vi vedo dare le spalle a qualcuno o qualcosa, o qualcuno qualcosa che darà le spalle a voi durante questa settimana. Però insomma, vi vedo recuperare, la temperanza me lo dice, quindi io non mi preoccuperei, sinceramente. Saranno cose normali, insomma. Problemini quotidiani. Qui c'è l'amore di sé, qui c'è l'amore di sé e come fate a non amarvi? Siete l'imperatrice, ragazze e ragazzi anche, perché se siete uomini, sì, qui vi posso vedere in questo imperatore qui che avete a che fare con questa imperatrice qui, posso vedere anche questo. Allora, voglio vedere un attimino l'astrologia, vediamo se chiamiamo i segni zodiacali o un qualche segno zodiacale coinvolto, ma anche i pianeti, qualche transito. Andiamo a vedere un pochino. Andiamo a vedere 25-31 maggio 2020 per il mazzetto blu. 25-31 maggio 2020. Andiamo un po' a vedere.
il segno dei gemelli. Quindi qui, ma ve lo confermo perché qui mi fanno vedere insomma molte carte che mi possono richiamare proprio questo segno zodiacale, a cominciare dall'imperatrice stessa. Quindi qui potreste essere nate o nati sotto il segno dei gemelli, avere l'ascendente nel segno dei gemelli, ma anche la luna, in questo segno, o comunque un segno dei gemelli o un mercurio molto forte, molto preponderante nel vostro tema natale. Oltre a questo vi dico che durante questa settimana ci saranno delle comunicazioni che arriveranno, comunicazioni, movimenti, spostamenti e bla bla bla, va bene? Quindi qui sicuramente andiamo a vedere un'altra carta, cosa ci dice l'astrologia. I gemelli in undicesima casa, quindi qui ve lo confermo, qui ci saranno dei contatti, delle amicizie, delle cose da gestire anche con qualcun altro. Qui ci vedo il team e lo vedo anche da tutte queste carte, dai tarocchi, dagli oracoli, ma l'astrologia me lo conferma. Quindi qui diciamo che gemelli in undicesima casa, qui mi conferma magari il fare qualcosa, il comunicare, il fare qualcosa in un team, in un gruppo, che può essere un gruppo come minimo di 3 persone, ma può essere anche più grande, ok? Quindi lavorare, diciamo così, anche su internet, se avete a che fare un lavoro su internet, per esempio come quello sto facendo io qua su YouTube, qui ci saranno molti più spettatori del solito, cioè ci vedo gente che vede, si accorgerà e apprezzerà il vostro lavoro, ok? Lavoro in special modo comunicativo, ok? Quindi fate voi un pochino la tara, il cappottino addosso alla vostra situation. Vediamo un pochino se mi danno un altro segno zodiacale che può essere coinvolto. Io qui ci vedo anche l'acquario, ci vedo molto anche l'acquario, d'acquario, i gemelli, l'ariete, il capricorno. Questi sono i segni che vedo di più, diciamo, non è detto che, ecco, siate solo di quel segno lì. Guarda, qui mi hanno sentito proprio l'ariete, qui c'è anche l'ariete coinvolto, infatti l'ho appena detto, lo vedo anche in questo imperatore qua, quindi qui anche l'ariete coinvolto, ascendente o segno solare, eccetera eccetera. Quindi qui novità, 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 e avrete a che fare sicuramente con questo signore, ma anche se avete una causa potreste ricevere, come dicevo, notizie da un avvocato, qualcuno che noterà il vostro lavoro e bla bla bla. Andiamo a vedere ancora 2 cartine qua delle sibille, andiamo a vedere anche le sibille. Ops, cos'è volato qua? Ah, il fanciullo. Questa è una carta, ragazze, fidatevi di quello che vi dico, meravigliosa per me Penelope, per i miei riscontri in tutti questi anni di carriera fra virgolette. Oggi mi è presa così, mi viene lo scherzo, non so perché. Comunque questa è una carta fantastica, forse la più bella di questo mazzo di carte, veramente, almeno ripeto per la mia esperienza, quando esce il fanciullo, guarda, ma andiamo a vedere. Allora, qui vi confermo, ci sono notizie, notizie, novità, un qualcosa che si muove, che si smuove, ma anche un viaggio, un movimento, uno spostamento che potreste fare, novità, la serenità, comunicazione tantissima e persone intorno a voi, anche un aiuto che vi potrebbe arrivare, però ecco lì, su questo aiuto di terze persone stateci un pochino attente. Io vedo molto sulle vostre spalle, sinceramente, qui c'è un carico di lavoro non indifferente e vi vedo lavorare, fare, trafficare fra le persone. Devo dire che se fate un lavoro comunicativo con cui dovete a che fare con gli altri, state tranquille, state tranquilli che qui c'è una discreta platea di persone che si accorgerà di quello che fate, va bene? Fammi sapere nei commenti, perché io vi leggo, se ti ritrovi in quello che ho detto, se hai una situazione simile e i segni zodiacali che sono coinvolti nella tua vicenda personale, va bene? Se questo video ti è piaciuto, lasciami un mi piace e iscriviti a questo canale per seguire le previsioni future
che farò per le prossime settimane, mesi, eccetera, bla bla bla. Io ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto sempre qui con Penelope al prossimo video.